Piero Battaini, la sicurezza. Sì, grazie. Il problema della sicurezza è ovviamente un problema reale, nelle nostre parti, diciamo, molto sentito dai cittadini, ecco, per lo più legato alla microcriminalità. Cosa intendiamo fare? Noi vorremmo ovviamente fare degli interventi articolati in modo da poter garantire ai cittadini una sensazione di tranquillità e di vivibilità dei luoghi pubblici. Come? Pensiamo che sia importante agire almeno su tre fronti. Primo, un coordinamento e un'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine sul territorio, estendendo la videosorveglianza nei luoghi sensibili della città, prestando, in collaborazione ovviamente col discorso manutenzioni, estrema attenzione all'illuminazione e pulizia dei luoghi pubblici, con l'obiettivo di prevenirne il degrado ed evitare l'effetto spazzatura, e soprattutto attraverso la collaborazione con i servizi educativi e le scuole, cercando di inculcare in modo profondo il senso civico sui giovani. Sotto questo aspetto vogliamo fare dei progetti mirati con le scuole, dei progetti mirati appunto sul senso civico, sul fatto di denunciare e rilevare e segnalare alle forze dell'ordine comportamenti non corretti, ecco, soprattutto prendendo un po' come esempio quello che viene fatto nella vicina Confederazione Elvetica, dove se uno viene preso a buttare la carta o a comportamenti poco civili è subito segnalato, ma senza nessun problema, a chi lo deve sistemare. Ecco. Grazie.